Hello, everyone, and welcome to our call today. We are so glad that you could join us for LifeWave Connect. As you know, LifeWave Connect. Salve a tutti, buonasera, benvenuti alla nostra call di oggi. Siamo molto contenti che voi siate qui per LifeWave Connect. Come sapete, LifeWave Connect è uno spazio in cui noi possiamo collegarci con voi ogni 2 settimane, parlare dei prodotti, parlare del business e riunirci tutti come famiglia. Oggi abbiamo la call ogni 2 mercoledì alle 11 orario del Pacifico e alle 6 ora del Pacifico, presentate in lingua inglese e con le lingue straniere. Voi sapete che noi abbiamo una persona molto speciale che è il nostro fondatore, il nostro CEO, un individuo che ha inventato la nostra tecnologia. Siamo molto fortunati perché David Schmidt, il nostro fondatore, inventore della nostra tecnologia, ha avuto l'opportunità di essere con noi oggi e tutti voi potrete sentire parlare lui specificamente. Lui condividerà alcuni dettagli su X39 e sul glutatione. Voglio parlarvi un po' di David. So che voi lo conoscete bene, sapete chi è e quello che ha fatto, però magari alcune persone non lo sanno. Ci sono delle persone magari che non conoscono David. Lui è l'inventore della tecnologia LifeWave, è il fondatore di LifeWave e il CEO della nostra società. Ha più di 30 anni di esperienza nel business e lo sviluppo dei prodotti. Era prima istruito in biologia e gestione e lui è stato un imprenditore fin dall'inizio. È stato proprietario di varie società, alcune delle quali hanno sviluppato la tecnologia anche per l'esercito. È stato assegnato a lui un dottorato. Lui ha circa 100 brevetti e ci sono vari altri che sono in stato di registrazione. Lui è un innovatore e lui capisce che la tecnologia di LifeWave è molto importante e tutti possono sfruttare le proprie cellule staminali in modo sano e sicuro. X39, quindi è veramente è molto importante tutto questo. David ha inventato tantissime cose, noi siamo veramente contenti e felici e fortunati di avere un fondatore che è così unico come David, e non soltanto per quello che ha fatto, ma anche per il suo amore verso di voi e quel suo desiderio di aiutare gli altri a ottenere quello che vogliono tramite questa tecnologia. A lui piace anche addestrare le persone, condividere le sue conoscenze. So che molti di voi magari non conoscono bene LifeWave, magari questa è la prima interazione con David, ma voglio dirvi sicuramente lui vi piacerà moltissimo. Quindi David, sei con noi? Sì, eccomi qua, Emily. Grazie e buone feste a tutti. Questa è stata una bellissima presentazione che hai fatto, spero di essere all'altezza. Io volevo soltanto essere presentato come un semplice inventore, però grazie mille, è bello essere con voi oggi. Sono contenta che abbiamo l'opportunità tutti insieme di presentare alle persone non soltanto il glutatione, ma anche il fatto che solitamente quando si pensa al cerotto, al glutatione si pensa alla disintossicazione. Questo è vero, però per molte persone la cosa sorprendente è questa: c'è un collegamento tra il glutatione e le cellule staminali. Se avete usato il glutatione per la detossificazione, ci sono delle ottime novità: state anche proteggendo le vostre cellule staminali e perfino migliorando l'attività delle vostre cellule staminali. Ora vi spiegherò tutto questo, penso che vi piacerà molto, sarà molto istruttivo per voi. Grazie, a me piace molto sentire questo, grazie. Anche voi sicuramente pensate la stessa cosa. Tu sei molto semplice, molto. Mi piace molto il tuo modo di avvicinarti alle cose. Noi siamo veramente fortunati comunque di avere te con noi e vogliamo sentire quello che hai da dire sul glutatione, su come funziona con la disintossicazione e con le cellule staminali. Questo è veramente interessante per tutti noi. Grazie. Allora, iniziamo. Io ho alcune domande.
sugli argomenti di cui parleremo. Quindi possiamo cominciare subito. Dici qualcosa di che cos'è il glutatione. Allora, che cos'è il... vediamo gli elementi di base. Il glutatione è un tripeptide, cioè vuol dire che è composto da tre amminoacidi e c'è un limite di amminoacido che è nel glutatione, che si chiama cistina. Questo è importante per permettere al corpo di formare il glutatione. Bisogna avere il cistina e questo si trova in cose come le uova e i prodotti caseari. Quindi se una persona è vegano, per esempio, o vegetariano, potrebbero magari considerare l'idea di prendere gli integratori di cistina, perché è importante avere questo elemento nella loro dieta e creare il glutatione. Se voi prendete soltanto gli integratori di cistina, il glutatione aumenta del 14% in 30 giorni. E al confronto a questo, con il cerotto si arriva a 300% in sole 24 ore. Quindi ricordate, è importante avere questo amminoacido. Il glutatione funziona come un master dell'antiossidante del corpo, come si trova dappertutto. Il glutatione si trova soprattutto nel fegato, e è importante perché il fegato è quello che facilita la detossificazione, quindi il glutatione è estremamente potente, un antiossidante molto potente, si trova ovunque nel corpo ed è una delle cose importanti che fa è di facilitare la detossificazione. Ah, bellissimo quello che hai detto, interessante, mi piace quando parli di questo, di quello che fa il glutatione. Io voglio tornare un attimo indietro, chiedere che cos'è un antiossidante e perché è importante averlo. Allora, questo lo yin e lo yang, si tratta dell'ossidazione. Abbiamo un canale incrociato, c'è qualcuno che parla, scusate un attimo. Allora, continuo. Questo è l'equilibrio tra ossidazione e antiossidazione. È molto importante avere entrambe. Quando diventiamo più anziani, il nostro sistema di antiossidanti comincia a mancare, a venire meno. C'è un accumulo di infiammazione, ossidazione e peggioramento del DNA nel resto del nostro corpo. Poi si muore. La bella notizia è questa: il nostro obiettivo finale è di invertire questa tendenza, mantenere le persone giovani il più possibile. Quindi mantenere il sistema degli antiossidanti elevato è importante. Allora, in poche parole, gli antiossidanti proteggono le cellule e anche il DNA nel nostro corpo, quindi è molto importante mantenere elevati livelli di antiossidanti e mantenerli equilibrati col sistema ossidante. Quindi hai parlato un po' di dove si vede soprattutto il glutatione, e io penso tu stavi parlando di come il nostro corpo elimina le tossine. Come arrivano nel corpo le tossine? Respirando. Purtroppo ci sono le tossine dappertutto, quindi una volta ho visto Brenda Woxen, che è una nutrizionista, è una naturopata, che ha fatto una presentazione su degli studi clinici su 400 persone. In questo studio c'erano dei campioni di urina e sangue, il 100% delle persone aveva delle sostanze straniere nel corpo e le tossine al 97%, quindi praticamente soltanto mangiando, soltanto bevendo acqua, bevendo qualsiasi cosa o soltanto respirando l'aria, noi prendiamo le tossine nel nostro corpo, quindi dobbiamo accettare questo fatto. Numero uno, dobbiamo cercare di eliminare il più possibile dall'ambiente le tossine e per avere
e cercare di avere successo. Dobbiamo anche detossificare quotidianamente il nostro corpo. Una strategia è di continuare i livelli di glutatione elevati. Ci sono anche altre strategie, ma questa è una delle varie strategie. Molte persone dicono: io bevo molto, io mangio bene, ma non è sufficiente questo? No, non è sufficiente. La prima cosa, bere tanta acqua e mangiare bene, mangiare biologico, questo è molto positivo. Certo, se le persone fanno questo, stanno facendo bene, però bisogna andare a fare altre cose, e elevare i livelli di glutatione è importante, non soltanto per la detossificazione, ma anche per altri disturbi della salute associati alla mancanza di glutatione. Per esempio il Parkinson, la malattia di Parkinson, perché è direttamente associata con i bassi livelli di glutatione. Questo è un problematico, perché il glutatione invece protegge il cervello, protegge il sistema nervoso. Quindi la lezione da imparare è questa: se non si mantiene elevato il livello di glutatione, si accumulano tossine e il corpo diventa più suscettibile alle malattie. In casi estremi, persone che sono predisposte geneticamente al Parkinson magari si prendono questa malattia. Questo probabilmente è un'ottima opportunità per dire questo: io non sono un dottore, non sono un medico, non sto facendo delle affermazioni mediche, queste sono le cose. Se uno vuole usare i nostri prodotti, li devono usare per la salute in generale, per qualsiasi altra cosa devono parlare con un medico. Grazie che hai detto questo, so che è importante capire questo. Questi sono... noi non facciamo diagnosi, cerchiamo solo di supportare la nostra salute. Mi piace che tu hai detto questo, perché penso che sia un elemento importante concentrarsi sulla salute e su quello che possiamo fare: mangiare bene, per esempio, bere bene, fare ginnastica, esercitarci. In che modo la disintossificazione funziona? Come dobbiamo fare questo? Come funziona questo? Ecco, noi veramente abbiamo fatto uno studio clinico su questo alcuni anni fa con il dottor Homer Nazar e il dottor Sherry Brinberg, e abbiamo guardato questo. Cosa accadrebbe se qualcuno usasse il glutatione, il cerotto, 5 giorni a settimana invece di 7? Il glutatione è un agente chelante, questa è una parola latina che vuol dire core. Il glutatione si collega, attacca alle tossine e si muove nel sistema linfatico. È molto importante avere una dieta ricca di fibre, perché anche le fibre allontanano queste tossine. È come è un modo per estrarre queste tossine. Il glutatione viene usato da decenni negli ospedali per rimuovere il mercurio e i metalli pesanti. Probabilmente molto conosciuto per la sua capacità di rimuovere il mercurio in eccesso. Abbiamo fatto questo studio e tutti sono rimasti sorpresi, perché ci siamo accorti che i risultati dell'utilizzo del glutatione, del cerotto al glutatione 7 giorni, era 2 volte più efficace dell'uso solo per 5 giorni a settimana. Questo ci ha detto questo, ci ha fatto capire questo, che noi siamo esposti alle tossine ogni giorno, quindi abbiamo bisogno di una strategia quotidiana per gestire queste tossine. Non è una cosa che si può fare una volta al mese, è una cosa che bisogna fare proattivamente ogni giorno. Quindi sto ascoltando quello che dici. Allora, quindi con il nostro specifico cerotto, pensi che è una cosa che noi dovremmo usare ogni giorno per facilitare questo? Non necessariamente. I nostri altri cerotti aiutano a preservare il livello di glutatione del corpo. Questa è una cosa molto individuale. Quindi se una persona ha uno stile di vita in cui beve, fuma ogni giorno, io non lo consiglio naturalmente questo, però se intenzionalmente introducevano tossine nel corpo, loro sicuramente dovrebbero usare i cerotti di glutatione ogni giorno. Se invece questo non è il caso, una o due volte a settimana va bene usare il cerotto, perché i nostri cerotti come X39 e Ion hanno dimostrato che saranno in grado di dare un aumento leggero del glutatione. Quindi la differenza è questa: è del 30-40%.
40% di aumento con l'X39 o ION rispetto al 300% con i cerotti al glutatione. Questo è una differenza notevole. Quindi voglio dire, usatelo quando veramente volete disintossicarvi oppure quando avete uno stile di vita come ho detto prima. Grazie, è interessante questo commento, e sulla chat ci sono molte domande, vedo che le persone vogliono sapere, quindi grazie per averci dato queste informazioni. Tu hai parlato di una cosa prima sul glutatione e le cellule staminali e la longevità, puoi parlare un po' di questo come funziona con la longevità e le cellule staminali, e parliamone un attimo. Allora, noi abbiamo un obiettivo complessivo nella nostra ricerca di sviluppare prodotti e sviluppare nuove tecnologie per l'inversione dell'invecchiamento. Sappiamo che questo può essere ottenuto. So che ci sono delle vite che durano molto a lungo, abbiamo visto per esempio alcuni gli aragoste, alcuni nel regno animale, alcuni elementi nel regno animale che non invecchiano mai. Stiamo cercando di capire questo meccanismo e di applicarlo nella nuova tecnologia. Una delle cose che abbiamo visto negli esseri umani è questa, quelli che vivono più di 100 anni, è che loro hanno alti livelli di glutatione. Ci sono stati decine di migliaia di studi clinici sul glutatione che mostrano effetti diversi. Una delle cose che però è stata riscontrata è che la durata della vita è intimamente associata al glutatione. Questo ha senso perché il glutatione protegge il sistema nervoso, toglie le tossine, ma inoltre previene che si danneggi il DNA nelle cellule e può riparare i danni al DNA e prevenire la mutazione. Quindi quando lasciamo che i livelli di glutatione scendono, si ha un effetto non solo sulla salute ma anche sulla durata della vita. Ci sono moltissime informazioni su questo, se le persone sono interessate ad approfondire. Il messaggio principale che voglio comunicare è questo, che anche se possiamo usare il glutatione come mezzo per invertire l'invecchiamento, questo però ha un ruolo importantissimo nella nostra salute generale, perché la nostra salute è connessa al glutatione e anche la durata della vita è connessa ai livelli di glutatione. È molto interessante, molto interessante. Qual è lo studio, che cosa hanno riscontrato gli studi? Questo è un articolo a cui si fa riferimento a uno studio clinico. Se si scrive, digita glutatione, si troveranno tantissime pubblicazioni, tantissimi studi pubblicati. C'è uno qui, questo è un collegamento, un link, l'associazione tra glutatione e la durata della vita. Questo probabilmente è il momento giusto per far capire alle persone che se vogliono usare dei supplementi orali possono farlo, però ci sono degli svantaggi notevoli in questi orali. Ci vuole circa un mese per avere un aumento del glutatione e devono prendere l'integratore due volte al giorno per avere un'elevazione del 40%, quindi non sono molto efficaci. Va bene per continuare a mantenere elevati i livelli di glutatione, ma non è una buona strategia per la disintossicazione. Molto interessante questa prospettiva. Un'altra cosa che vorrei chiederti per quanto riguarda il glutatione e X39 è questa. Con il lancio di X39, le cellule staminali e come aumentare cellule staminali e tutti i risultati meravigliosi che si sono avuti, in che modo questo funziona esattamente con il glutatione? Puoi spiegare il rapporto, la relazione tra glutatione e cellule staminali? Sì, ci sono moltissime cose che possiamo esaminare. Innanzitutto voglio, siccome abbiamo parlato di questo prima, io avevo un riferimento, adesso no, voglio, ci sono molti studi pubblicati che mostrano il ruolo del glutatione nella disintossicazione e queste informazioni sono disponibili da decenni
E veramente è incredibile il numero di tossine che il glutatione può eliminare dal corpo. Ed è veramente importantissimo il suo ruolo nella nostra salute. Noi non parleremo specificamente di tutto questo perché ci sono moltissimi riferimenti, però se volete apprendere di più su come il glutatione aiuta con il processo di disintossicazione, potete trovare tantissime informazioni. Allora, questa è la parte divertente, perché X39 è il nostro prodotto numero uno, è circa il 50% delle nostre vendite, è il prodotto leader. Ma come possiamo ottimizzare gli effetti di X39? Allora, Emily, forse possiamo usare un esempio. Per esempio, se qualcuno ha una lesione vecchia e vogliono guarire questa lesione, vogliono sostenere il supporto di guarigione, magari hanno provato X39 e non stanno ottenendo risultati abbastanza rapidamente. Allora, due opzioni sono queste: usare o il cerotto Ion o il cerotto di glutatione per migliorare il funzionamento di X39. Il motivo di questo è che le lesioni croniche soprattutto sono associate a livelli prolungati di infiammazione elevata. Le cellule staminali sono attratte verso l'infiammazione, quindi questa è la parte meravigliosa. E c'è un legame, quindi comunque in casi in cui la lesione si ha da molti anni, il nostro corpo non sta gestendo l'infiammazione correttamente come facevamo quando eravamo giovani, e quindi quando le cellule staminali arrivano alla lesione non funzionano molto bene e si riduce la nostra capacità di guarire la lesione. Quindi invece il glutatione è un'opzione per sostenere questo processo. C'è uno studio che è stato pubblicato nei report sulle cellule staminali, è abbastanza recente, del 2018, ha usato una tecnica di laboratorio per monitorare la formazione di glutatione. Questa ha una semivita di 7 minuti. Se si prende un integratore di glutatione oppure si prende una per via endovenosa, un'ora dopo il livello di glutatione scende. Per questo invece il cerotto è molto meglio di tutti gli altri metodi, perché il livello di glutatione rimane elevato. Ma a prescindere da questo, in questo studio hanno esaminato il rapporto tra glutatione e le cellule del fegato e hanno visto che c'è una connessione tra elevato livello di glutatione e corretto funzionamento delle cellule staminali. Questo veramente ha senso, perché noi sappiamo che il glutatione protegge la salute delle cellule, e quindi ha senso il fatto che le cellule staminali, che sono in grado di differenziarsi in diverse cellule nel corpo, saranno anche protette dal glutatione. Quindi ecco, guardate, i nostri risultati indicano che alti livelli di glutatione sono necessari per mantenere la funzione delle cellule staminali. Quindi l'elemento di base è questo. Usando cerotti di glutatione, noi sappiamo dai nostri studi che si ottengono dei vari vantaggi. Vi faccio vedere dopo uno studio clinico, ma ora sappiamo anche che il glutatione può anche supportare il funzionamento delle cellule staminali. Questo è l'elemento di base. Se si usa X39 e hanno una lesione clinica, magari si vuole abbinare anche l'X39 al cerotto di glutatione. Bellissimo, mi piace quando tu hai detto che il glutatione protegge le cellule staminali del nostro corpo. Beh, questa è una bellissima cosa, mi piace molto, grazie. Spero che questa prossima domanda non dimostri come io capisco poco la scienza, ma magari tu puoi rispondere comunque a questa prossima domanda. In che modo l'aumento delle cellule staminali nel nostro corpo, in che modo ci aiuta a migliorare la generazione delle cellule, la DNA? E come la risposta è questa, ci sono vari diversi punti. Allora, suddividiamo tutti questi punti. Allora, ci sono stati alcuni lavori pionieristici fatti a Israele sull'uso dell'ossigeno iperbolico. Io ho usato l'ossigeno
iperborico, non sono fan, non mi piace l'idea di essere dentro una bara pressurizzata e di forzare l'ossigeno dentro il mio corpo, non mi piace questa idea, ci sono modi migliori per farlo, ma è una tecnologia che aiuta molte persone, quindi è un'ottima tecnologia. Comunque, una delle cose che hanno scoperto a Israele è che con la giusta procedura si può usare l'ossigeno iperborico per aumentare le cellule staminali in circolazione. Quindi essenzialmente prendono le persone che avevano delle lesioni traumatiche come l'ictus, in cui parti del cervello sono morto, e hanno scoperto che con questa tecnica potevano avere successo e limitare, curare l'ictus. La ragione per cui c'è stato un aumento delle cellule totali staminali è importante, perché si possono curare delle cose che prima non si potevano curare. L'ossigeno iperborico non necessariamente migliora la qualità di queste cellule staminali, lo può fare, ma non è necessario, non necessariamente. E per questo i peptidi copper, peptide, sono dei modulatori importanti e riportano le cellule staminali a uno stato più giovane. In questo studio, quando abbiamo parlato, abbiamo fatto riferimento al fegato, è stato scelto questo perché i livelli di glutatione sono una fonte concentrata di glutatione nel fegato per facilitare la disintossicazione. Quindi è importante, se vogliamo guardare le capacità rigenerative del fegato, che è l'organo più rigenerativo del corpo, vogliamo vedere se esista una relazione tra questi alti livelli di glutatione e l'attività delle cellule staminali. La risposta è sì, esiste questo, quindi prendete in considerazione questo. Il fegato è l'organo più rigenerativo del corpo e il fegato ha altissimi livelli concentrati di glutatione. Esiste una connessione tra queste due cose. Quando si guardano le cellule staminali NSA, so che questa la pronuncio in modo diverso, io sono del New Jersey, quindi la mia pronuncia è un po' diversa. Le NSA cellule staminali sono cellule che abbiamo studiato nella nostra ricerca per sviluppare X39. Queste migreranno nel sito della lesione, rilasciano fattori di crescita che aiutano a facilitare la riparazione del tessuto. La bella notizia è che se avete una una lesione, elevare il glutatione è importante e aiuta le cellule staminali a fare il loro lavoro. Mi piace questo. Penso che è interessante il concetto: più cellule staminali e migliori cellule staminali, e come queste possono aiutare con la salute. Grazie. Allora, in che modo queste cellule staminali cosa fanno fisicamente le cellule staminali? Allora, le cellule staminali hanno diverse fasi. Un modo semplice per guardare questo è il seguente: in alto nella catena ci sono queste, per dire delle cose semplici, ci sono delle cellule staminali che sono come il master nel corpo, e poi ci sono quelle a potenza ridotta che diventano multipotenti. Le cellule staminali multipotenti sono differenziate, più differenziate, e si trasformano in qualsiasi cosa, e le cellule staminali multipotenti possono diventare soltanto un numero specifico di cose. Quindi abbiamo le cellule del fegato, il tessuto muscolare, eccetera. Questo è importante perché le cellule staminali, se sono sane, allora si trasformano in cellule che hanno la capacità di essere sane. Quindi, in essenza, ogni cellula che noi abbiamo nel nostro corpo era una volta una cellula staminale. Questo è il significato, l'importanza di questo. Quando noi esaminiamo, per esempio, Christopher Reed, che era un attore che faceva la parte di Superman, lui era molto interessato alla terapia delle cellule staminali come cura. Molti anni fa si pensava che l'unico modo per
utilizzare le cellule staminali era dagli embrioni, oggi sappiamo che non è così, anche se le cellule staminali del cordone ombelicale sono comunque ritenute importanti per le cellule staminali. E quindi in ogni caso noi dobbiamo essere interessati a questo, perché la durata della nostra vita è determinata dalla salute delle nostre cellule staminali, e complessivamente la durata della vita e complessivamente dalla durata della vita, anche il modo in cui invecchiamo è tutto collegato alle nostre cellule staminali. Qualsiasi strategia che noi vogliamo utilizzare per invertire l'invecchiamento sarà collegato all'attività delle cellule staminali. Sicuramente molto interessante quello che hai detto, ci sono tanti elementi complessi di queste cellule staminali, ma noi abbiamo X39 che ci aiuta in modo semplice con le cellule staminali, giusto? Ci sono tre cose di cui voglio parlare. La prima è questa. È un modulatore dei geni molto potenti, fa funzionare le cellule staminali. Se non avesse fatto questo, una persona aveva 60-70 anni e non avere ottimi risultati con X39, ma poiché le cellule staminali funzionano come cellule più giovani, le persone di 60-70 anni possono avere dei buonissimi risultati, può anche attivare le cellule staminali in caso di lesioni, e le cellule staminali vanno dove devono andare, e anche per aumentando i peptidi si può aumentare il numero totale delle cellule staminali. Quindi questo aumenta il numero totale di cellule staminali che circolano. Quindi il peptide fa un lavoro meraviglioso. È come trovare il Santo Graal. Sì, veramente. È veramente bello quello che hai detto, è veramente interessante quello che hai detto. Sì, so quello che hanno detto anche altre persone sulla loro esperienza con questi prodotti. Sì, quelli che sono nuovi invece, le persone che sono nuove, puoi semplicemente dire, David, in che modo funziona il nostro cerotto per funzionare i peptidi? Funziona con la luce. Una persona che è nuova, che sta ascoltando solo oggi, sta imparando alcune cose su LifeWay, per semplificare questo discorso, pensate al sole che fa in modo, permette al nostro corpo di creare la vitamina D. Noi sappiamo, andiamo fuori e sappiamo che aumenta la vitamina D. Questo è un processo che noi chiamiamo fotobiomodulazione, è una terapia che si descrive come la luce può cambiare in modo molto vantaggioso la chimica del nostro corpo. Quindi i cerotti utilizzano questo principio, si mettono i cerotti sul corpo e vengono attivati dal nostro corpo. Il cerotto quindi stimola la pelle con bassi livelli di luce, e queste lunghezze d'onda della luce provocano cambiamenti specifici nel nostro corpo. In questo caso si aumentano i peptidi e questi aumentano l'attività delle cellule staminali nel corpo. È una forma di terapia della luce a basso livello. Mi piace molto quello che hai detto. Quindi si stimolano i peptidi nel corpo, giusto? Sì, praticamente sì. Quando noi parliamo della luce, noi parliamo della lunghezza d'onda, della frequenza, e possiamo usare frequenza se vogliamo, però di solito quando parliamo di luce parliamo di lunghezza d'onda. Grazie mille. Anche frequenza si può dire, una risposta legittima, frequenza. Grazie mille David, grazie, so che ci sono delle persone nuove che partecipano a questa call, vogliono capire come funziona, perché è semplice da usare e le persone magari sono interessate alla semplificazione. Per sapere un po' di più, è importante sapere un po' di più di questa tecnologia, noi abbiamo parlato di aumentare i peptidi, il glutatione, e poi ci ha aiutato a capire perché dobbiamo elevare certi antiossidanti. Dici adesso perché il nostro glutatione, perché è una scelta
importante per supportare questo invece di usare gli integratori. Questo è rapido, è una risposta rapida. Ecco un altro riferimento sugli effetti degli antiossidanti. Ci sono moltissimi antiossidanti nel nostro corpo, molti, il glutatione è il master degli antiossidanti, ma è importante riconoscere che gli antiossidanti funzionano come un'orchestra, come una sinfonia. Per questo è importante avere una dieta equilibrata, avere antiossidanti, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, tutte queste vitamine. Abbiamo bisogno di tutto questo a livello ottimale. Vogliamo sopportare anche il glutatione per tutte le ragioni che ho spiegato prima. Una delle cose più importanti, non soltanto per quanto riguarda le cellule staminali, ma anche per quanto riguarda anche il DNA. Il glutatione può proteggere il DNA dai danni per gli effetti dello stress. Il glutatione può riparare i danni al DNA prima. Questa è una cosa veramente importantissima per continuare a mantenere elevato il nostro livello di glutatione. Ci può proteggere da cose molto brutte. Quindi, elevando il glutatione, puliamo il corpo, proteggiamo la salute, proteggiamo il DNA, proteggiamo le cellule staminali. Grazie. So che parte di quello che tu fai quando inventi questi meravigliosi componenti tecnologici da usare, tutti i concentri sulla scienza che per supportare questi prodotti. So che moltissimi studi sono stati fatti su questi prodotti. Puoi condividere queste informazioni specificamente? Sì, allora, noi nella sezione scientifica del nostro sito web sono reperibili queste informazioni. Uno studio di cui voglio parlare viene dalla sezione scientifica del nostro sito web. Guardando qui l'anno passato, noi abbiamo fatto circa 90 studi clinici che abbiamo completato negli ultimi 15 anni, e quando una persona applica un cerotto al corpo sappiamo come funziona, sappiamo quello che fa. Quando noi facciamo noi abbiamo la scienza che supporta le nostre affermazioni, noi usiamo questi studi come riferimento, ma naturalmente conduciamo anche i nostri studi. Voglio cominciare con questo studio che è un po' esoterico, ma penso che magari è un po' divertente. Questo è stato fatto in India, in collaborazione con il dottor Fondo Strider, che è conosciuto in tutto il mondo, è conosciuto uno degli esperti della medicina energetica, è stato fatto al Centro per la Scienza. Abbiamo fatto alcuni studi con il dottor Strider, e in particolare questo studio volevamo vedere gli effetti del glutatione sul campo biologico umano. Una delle tecniche che è stata usata per usare questi effetti si chiama GDP camera, cioè gas discharge visualization camera. È stata una tecnica sviluppata in Russia e praticamente la possiamo esaminare come alcune cose influiscono sul campo elettrico e elettromagnetico complessivo nel corpo. Quindi, perché, anche se può sembrare esoterico per alcune persone, ma in realtà c'è molta scienza. Praticamente i risultati dello studio è stato fatto uno studio di controllo con placebo, e le persone che non hanno usato il placebo hanno dimostrato notevoli miglioramenti. Quindi è stato stabilito che il glutatione, il cerotto di glutatione, è un modo di aumentare l'attività elettrica e elettromagnetica nel corpo. Questo è importante perché dimostra che esiste un'altra connessione con la durata della vita. Le cellule, quando sono caricate elettricamente, vivono di più. Se le vostre batterie hanno poca elettricità, funzionano di meno. Quindi il glutatione è un modo per caricare le cellule del corpo, come le batterie. Ah, bene, molto interessante, mi piace questo. Non abbiamo una porta USB, comunque questo è un bel modo per fare questo. Grazie. Allora, ci sono altri studi di cui vuoi parlare con i partecipanti alla call? Se vogliono imparare qualche altra cosa sul glutatione,
dove possono trovare le informazioni? Sì, allora voglio farvi vedere due altri studi rapidamente. Ecco un altro studio che abbiamo fatto sul glutatione, è stato fatto nella Home Nazarene, nel reparto ingegneria all'Università del Texas a El Paso, è stato fatto anche in collaborazione col dottor Sherry Greenberg. Abbiamo usato una tecnica chiamata electrointerstitial scanning, praticamente questa scansione misura l'attività bioelettrica in tutti gli organi. Questa tecnica è molto importante perché non soltanto possiamo vedere i cambiamenti nel corpo, ma possiamo anche stabilire dove si verificano questi cambiamenti e qual è l'importanza dei cambiamenti, la grandezza dei cambiamenti. Questo è stato importante perché ha dimostrato che dopo un mese di utilizzo dei cerotti di glutatione abbiamo avuto dei miglioramenti notevoli nella salute e negli organi del corpo, e quindi la portata degli effetti è stata veramente notevole. Questa è una valutazione bioelettrica del cerotto di glutatione, quindi naturalmente abbiamo fatto anche altri studi che abbiamo fatto misurando i livelli di glutatione nel sangue, scusate. Quindi se si fa un'analisi del sangue, sale il livello del sangue. Non è facile misurare il livello di glutatione, ma questo è stato molto interessante, questo studio, perché se guardiamo la linea basale il giorno 1, in 24 ore, guardate qui, questo numero 15, questi non sono risultati tipici, però i risultati sono più di 5 volte più alti rispetto al basale, e di fatto i ricercatori sono tornati a ricalibrare l'apparecchiatura per misurare, e hanno detto c'è qualcosa che non va perché questi valori sono troppo alti e così rapidamente, sono troppo alti in 24 ore. Abbiamo dovuto spiegare loro come funzionava questo. Allora, dopo aver fatto alcuni studi, ci siamo accorti che la media è di 300%. Per alcune persone non va così bene, per altre persone va anche meglio. Allora, questo è un modo interessante per esaminare i cerotti, si guarda la biochimica, si guardano gli elementi energetici, tutti questi cerotti sono molto potenti. Ah, bene, belle, grazie mille di quello che ci hai detto, perché è importante disintossicare il corpo in vari modi con la dieta, spiegare le differenze, le esigenze di persone diverse e collegare tutto a supporto del DX39, come tutto può aiutare il nostro corpo e garantire la longevità. Grazie mille per aver condiviso. Noi abbiamo finito il nostro tempo, abbiamo solo un paio di minuti. Tu hai tempo per le domande e risposte, Q&A, questa è la mia parte preferita. Sì, facciamolo. Benissimo, abbiamo una domanda qui di Sheila. Sheila dice: il glutatione è buono per l'acne degli adolescenti? Devo stare attenta a quello che dico, perché l'acne è una condizione medica. Noi abbiamo fatto uno studio clinico sul glutatione, sui nostri cerotti con l'acne, molti anni fa, mi sembra nel 2008, e abbiamo usato un laboratorio nel New Jersey e abbiamo fatto questo lavoro esternalizzandolo. Per 2 settimane abbiamo fatto usare il nostro cerotto di glutatione e l'acne è diminuita del 68%, 3 settimane 86%, dopo 4 settimane oltre il 90%. Quindi ci sono altre cose che io però vorrei consigliare per l'acne, come la vitamina A e lo zinco, i supplementi, gli integratori orali, ma il glutatione è importante. Noi non facciamo dichiarazioni sull'acne perché sarebbe come dichiarare non siamo regolati come dispositivo medico, per questo non parliamo di questo studio, però in effetti il glutatione aiuta con la qualità della pelle, anche con l'acne. Grazie, benissimo. Allora, questo ci dà delle speranze, grazie. Poi
Se qualcuno ha l'acne e usano il cerotto di glutatione e diminuisce l'acne, non è una coincidenza. Abbiamo una domanda di Imron. Dice che noi sappiamo, qui parliamo del glutatione, però una domanda su X39. Allora, capisco che ci può essere questo cerotto, si usa 12-24 ore, alla fine di 24 ore bisognerebbe toglierlo, giusto? È esatto? È una cosa, è giusto questo? Puoi parlare per quanto tempo funziona il cerotto? Ogni cerotto è diverso, i cerotti durano più di 12 ore. Comunque noi consigliamo di non indossarli più di 12 ore perché il corpo si può accomodare, aggiustare secondo il cerotto e la pelle si può overstimolare eccessivamente. E allora, questo è un fenomeno nella terapia della luce molto conosciuta: se si continua a stimolare con la luce la pelle comincia a rispondere. Quindi abbiamo scoperto nel nostro studio che 12 ore è giusto, si ottengono buoni risultati e il corpo continua a reagire. Grazie per la risposta. Allora abbiamo anche un'altra domanda. Questa è di Gordon. Leggo a proposito di la differenza del glutatione ridotta non si riferisce alla... Capisci quello che sta dicendo? Sì, ho capito. Questo vuol dire che ci sono varie forme di glutatione nelle cellule e il glutatone è il modo in cui viene metabolizzato e va da una forma all'altra. Quindi sì, praticamente... Noi non stiamo parlando della biochimica per evitare la confusione, per questo semplicemente facciamo riferimento solo al glutatione, però ci sono delle forme chimiche di glutatione diverse nelle cellule, quindi io non entrerei in questi dettagli, non è necessario. Allora, probabilmente abbiamo tempo per un paio di domande. Ho una domanda di Lisa e dice: puoi spiegare perché il cerotto viene collocato soltanto sulla parte destra, sulla linea intermedia, quando andrebbe bene metterlo a sinistra? Allora, il cerotto è polarizzato, quindi non parliamo molto di questo più, non parliamo molto di questo, ma prima con la società abbiamo parlato di questo. I primi cerotti erano sistemi, si metteva uno a destra e uno a sinistra, si mettevano uno a destra e uno a sinistra i cerotti, ma ci siamo accorti che la maggior parte dei nostri cerotti producono una carica positiva come Ice Wave and Energy e quelli producono una carica negativa, quindi mettendoli funzionano come una batteria praticamente, si ottiene una carica, una corrente positiva che va verso l'elemento negativo. È un modo di osservare le cose. Il corpo umano è polarizzato, questa è una cosa conosciuta nell'elettrofisiologia, e possiamo misurare i punti negativi e positivi sulla superficie del corpo. Quindi il motivo per cui vogliamo fare questo, vogliamo applicare un cerotto positivo su un punto positivo del corpo per aumentare la potenzialità del flusso di energia. Semplicemente per questo facciamo vedere che si mettono i cerotti a destra o in mezzo. Sì, magari se una persona aveva un ginocchio che faceva male ed era a sinistro e si vuole mettere un cerotto a sinistra, va bene per un breve termine. Tutti i cerotti possono andare a sinistra nel corpo se c'è una lesione. In condizioni normali invece io non lo farei, me lo metterei a destra. Di solito è meglio metterli al centro, e si lavora con il flusso del corpo, ma in caso di lesione si può mettere a sinistra il cerotto. Abbiamo tempo per una in più? Questa è l'ultima. Allora, quale ruolo ha il glutatione per quanto riguarda il sonno, eccetera? Allora, io non ho esaminato questo. Questa sarà divertente. Io non ho esaminato
gli elementi specifici del ruolo del glutatione nel sonno in alcuno studio, però elevato glutatione supporta la funzione immunitaria e dà rilassamento al corpo sul sistema nervoso, quindi io credo che aiuterà a migliorare il sonno. Detto questo, però, io non userei il cerotto a glutatione la notte, perché è così potente per disintossicare che le persone magari hanno, alle persone viene un mal di testa quando si svegliano, quindi io non lo consiglio la notte. È divertente questo, perché io ho provato con un nuovo protocollo del cerotto, ho applicato al di sotto dell'ombelico, sei dita sotto l'ombelico, ho applicato il cerotto Ion, oppure l'ho messo a destra, oppure l'ho messo sul lato del collo, ho fatto degli esperimenti e io per me stesso ho visto che c'è un effetto sinergistico in questa combinazione, quindi dormo di più e più profondamente. Quindi questo sarebbe un protocollo che magari si vuole provare. 6 dita sotto l'ombelico, si può provare. E per esempio il cerotto Ion sulla tempia destra, ma non il glutatione, non sto parlando del glutatione. Mi piace moltissimo, ci voglio provare questo. Possiamo tutti avere un. È tutto importante per tutti noi dormire meglio. Quindi mi auguro che tutti abbiano preso appunti. Abbiamo finito il nostro tempo. David, ti voglio ringraziare. Grazie. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla call, grazie per averci dato queste informazioni importanti sul glutatione, su X39, e grazie mille per aver inventato questa meravigliosa tecnologia, grazie mille. Grazie a tutti che avete partecipato. So che vi piace vedere David, mi auguro che ci vedremo la prossima volta. Noi non l'avremo una a dicembre, la prossima sarà a gennaio e ci concentreremo sul business. Il 13 gennaio avremo uno dei nostri esperti che parlerà del business, quindi sarà un momento ottimo per invitare i nostri nuovissimi membri del team e aiutarli ad avere successo. Grazie a tutti, felici vacanze e una bellissima fine dell'anno. Grazie per aver partecipato a questa call. Arrivederci. So again, all to you, have a happy holidays and a safe rest of your year. Thank you for joining us and we'll see you all again soon. Bye-bye now. Thanks. Bye, everybody.